Ercolano è davvero un luogo di bellezza, lo dicevo prima all'amico, al sindaco Ciro Buonaiuto, è un luogo in cui la storia, la bellezza e l'umanità si stanno incontrando e rifiorendo, restituendo speranza, solidarietà, vicinanza anche alle ferite delle donne e degli uomini che si sono aggravate durante questa pandemia. Si riparte da una ludoteca, il luogo dell'educazione, il luogo del protagonismo, del gioco, dei bambini e delle loro famiglie, un'opportunità per questi piccoli e un'opportunità per le loro madri, per le donne che hanno bisogno di essere accompagnate nell'esperienza di maternità, nell'esperienza anche di una ricostruzione di vita nel mondo del lavoro. Servizi educativi, servizi di protezione, importantissima anche l'inaugurazione per il centro antiviolenza. Ecco, una comunità che sa stare accanto alle donne, che sa denunciare la fatica, ma la ferite della violenza, ma soprattutto offrire alle donne un'opportunità per ritornare ad essere protagoniste, libere della loro vita. Ecco, ripartire dall'educazione, ripartire dal lavoro femminile, ripartire dai legami di comunità significa rappresentare di nuovo quella bellezza straordinaria che questo luogo ha saputo interpretare nei secoli e di cui oggi è veramente il volto migliore. Un riconoscimento postumo, credo fondamentalmente meritato, perché quella che noi in famiglia chiamiamo la nostra esistente scomparsa, ovvero Annabella Pozzolino, in qualche modo è stata un'antesignana, una coscienza anticipatrice. Già all'epoca di Sportello Rosa aveva in qualche modo intravisto quello che lei chiamava i processi di ridicolizzazione, volgarizzazione, banalizzazione della violenza contro le donne e anche i prodromi della colpevolizzazione delle vittime degli abusi e dei maltrattamenti sessuali. Quindi credo che fondamentalmente sia meritato. In una realtà in cui si vive il disagio sociale, il disagio economico e il disagio familiare, come la realtà di Ercolano, aprire una ludoteca e aprire un centro antiviolenza ha un significato anche simbolico. Noi diamo la possibilità a tante donne di provare a cercare un lavoro anche saltuario perché hanno la possibilità qui di tenere i propri figli. Quindi significa stare accanto alle donne, stare accanto alle famiglie e soprattutto cercare di far sviluppare Ercolano intorno al lavoro. Noi dobbiamo provare a prevenire la violenza sulle donne perché ad Ercolano, come in tante città del Mezzogiorno, spesso non viene percepito come tale il comportamento di subordinazione psicologica che le donne hanno dagli uomini.